Ingresso qui al Lingotto di Torino, un congresso che si preannuncia storico soprattutto per i giovani. Assolutamente sì, una svolta storica nel nostro movimento, verrà praticamente ufficializzata l'elezione di Matteo Salvini, un grandissimo giovane, ha iniziato a far politica a 17 anni, è cresciuto sui mercati in mezzo alla gente e per noi rappresenta il futuro, ha sempre dato molta importanza ai giovani e rappresenta una svolta generazionale molto importante. Siamo il gruppo Giovani Padani, è un gruppo molto numeroso, in crescita. Io in questi anni ho avuto modo di conoscere tantissimi ragazzi, molto in gamba, molto motivati, siamo il futuro della Lega. Un congresso storico per noi giovani, per tutta la Lega, con il futuro della Lega che è Matteo Salvini. Matteo Salvini per noi è sempre stato un punto di riferimento, il risultato delle primarie di settimana scorsa non si è sancito, quindi un futuro per la Lega, un programma serio contro Roma, contro Bruxelles, come ha dichiarato anche lui in questa settimana e settimana scorsa, quindi una Lega più forte, più compatta con Matteo Salvini e Umberto Bossi. Primo congresso? Primo congresso, e allora che cosa ti aspetti? Mi aspetto da Matteo Salvini veramente la realizzazione della nostra indipendenza in tutti i sensi, in tutti i settori. Forza Lega e viva la Padania. Quindi ti piace Matteo Salvini? Sì, assolutamente, è una persona molto determinata, un giovane che le idee chiare e le vuole trasmettere veramente con forza a tutti quanti noi. Obiettivo dopo questo congresso quale dovrà essere? Obiettivo dopo questo congresso è veramente puntare con forza, materialmente, concretamente, ad un futuro nostro, padano, migliore in tutti i settori, in tutti i campi, dal punto di vista economico, culturale, linguistico, sotto tutti i punti di vista. Mi aspetto un rinnovamento, mi aspetto cose positive, l'elezione di Salvini mi va bene, l'ho votato, sono soddisfatto della scelta anche della base del partito, mi auguro una forte battaglia contro questa Europa delle banche che sta affamando l'Europa, compresa la Padania che produce. Ecco, ti convince questa battaglia proprio, lanciata proprio da Matteo sull'Europa contro l'euro? Mi convince molto, mi convince la spinta, diciamo, non dico anti-europeista, ma comunque euroscettica. Sono federalista, quindi spero anche in una libertà da Roma, naturalmente. Congresso sicuramente molto importante, un congresso che rilancia l'azione politica della Lega Nord anche in funzione delle regioni che governiamo e dei tantissimi comuni, un congresso che sancisce sicuramente il futuro della Lega, come tra l'altro dice bene anche lo slogan di questo congresso: futuro e indipendenza, futuro è nei giovani come Salvini, nei tanti giovani che abbiamo nel nostro movimento, e sicuramente il futuro della Lega Nord sarà ancora forte perché le istanze che portiamo avanti sono istanze che tutt'oggi sono presenti tra i cittadini e presenti tra i nostri elettori. Ecco, un momento piuttosto carico e caldo dal punto di vista politico e sociale. Matteo sta interpretando in maniera forte questo momento, cosa ne pensi? Sì, sicuramente un momento molto caldo anche dal punto di vista sociale, vediamo le proteste in piazza, purtroppo la situazione economica a causa anche di questa Europa che continua a stringere le cinghie e a far sudare i lavoratori del nord, i lavoratori e le nostre imprese. Sicuramente l'azione della Lega dovrà essere forte anche da questo punto di vista, e sentiremo anche durante questo congresso quali sono poi le attività che andremo a fare e i punti politici che verranno esposti. Questo è un congresso storico perché si ritornerà a combattere nelle piazze, nel territorio, perché credo che la gente abbia bisogno di avere ancora la Lega al suo fianco. E noi siamo pronti qua a ripartire, c'è un grande entusiasmo e grande positività. Si dice anche appunto che sia un momento importante soprattutto per i giovani. Matteo Salvini è un giovane tra i giovani e per i giovani, si dice. Noi dobbiamo rendere onore al grande lavoro che hanno fatto i militanti che hanno dato vita alla Lega.
noi siamo giovani e quindi dobbiamo mettere la nostra energia a servizio del movimento e a servizio delle battaglie che sono benissimo rappresentate da Matteo Salvini. Noi siamo qui per Matteo Salvini anche. Abbiamo una fase storica che si conclude nella continuità per quanto riguarda la linea programmatica che il nostro movimento continua ad assumere. Abbiamo una grande persona che si sta preparando a condurre delle lotte importantissime e innovative che il movimento aspettava. Abbiamo ancora la capacità di tenere la base unita e forse la persona, dopo le piccole controversie a cui abbiamo assistito, per far ripartire il movimento con lo slancio adeguato. Certo è che abbiamo il fiato sul collo di una politica che ancora non si è adeguata alle necessità del paese. Abbiamo un nord che annaspa sotto il profilo industriale, abbiamo grossi problemi sotto il profilo del commercio. Stiamo arrivando ad una fase di non ritorno, cioè questa è la volta in cui la Lega riuscirà a dire la sua e riuscirà a prendere tutte le categorie che fino ad ora ne sono rimaste escluse. Matteo si sta facendo interprete di un momento politico e sociale piuttosto difficile, piuttosto caldo. E lui lancia la sua sfida, quella della Lega nei confronti di Roma, di Bruxelles, in un momento appunto particolarmente delicato. Sì, è un momento particolare con un euro che non sta portando quello che molti geni dell'economia avevano preventivato, basta ricordare le frasi di Prodi o quelle di Monti sulla Grecia, quindi speriamo che con le istanze, come anche il convegno che aveva organizzato con i vari professori, Claudio Borghi, si possa fare qualcosa, si possa modificare la questione monetaria e un'Europa più dei popoli, più strutturata, con una sovranità differente per le varie nazioni. Col Bandierone al congresso della Lega? Sicuro. Adesso che Salvini è diventato un nuovo segretario è ancora meglio per noi giovani, che abbiamo un giovane che ci rappresenta. Allora, cosa dovrà fare Matteo alla guida della Lega? Matteo Salvini sicuramente sa cosa fare e non dobbiamo noi chiedere a lui cosa deve fare. Matteo Salvini è un grande personaggio, è stato un giovane come noi nel Movimento Giovani Padani e lui è una persona molto intelligente e lui saprà rialzare i cuori della Lega e lavorare per il bene del nostro territorio. Cosa si aspetta, signora? Guarda, sono in trepida attesa perché proprio quando arrivano queste cose io già incomincio a pensarci giorni e giorni prima. Sono felicissima, sono contenta per Salvini e sono tranquilla perché confido nelle loro capacità di tutti, perciò voglio solo godermi la giornata e sperare che vada tutto bene e che fuori non ci combinino qualcosa. Questa è grande gioia. Padania libera e viva tutti. Eccoci al congresso della Lega. Che congresso sarà? Congresso favoloso, perché vuol dire il cambio completo, vuol dire nuovo, vuol dire lotta nuova, vuol dire basta vivacchiare. Adesso vediamo, aspettiamo che venga ratificato Matteo. Cosa dovrà fare Salvini? Cose concrete, fatti e non parole, concretezza, pam pam pam. Uno dietro l'altro, una cosa dietro l'altra di quello che abbiamo impostato da 20 anni a questa parte. Una pagina di storia della Lega Nord, veramente storia con la S maiuscola, e sono orgoglioso insomma di poter scrivere una piccola frase di questa pagina di storia, quindi una giornata veramente epica, tantissima gente, una grande festa che incoronerà Matteo Salvini come nuovo segretario federale, questo penso che sia una cosa bellissima e poi insomma dobbiamo pensare al domani e a lavorare sodo per le europee amministrative, però oggi godiamoci questa festa. Svolta giovane nella Lega Nord. Sì, anche in continuità rispetto comunque alla segreteria di Maroni, insomma al percorso intrapreso nell'anno e mezzo, sono però convinto che Matteo Salvini riuscirà a dedicarsi al 100% appunto alla segreteria
e insomma è sicuramente un volto nuovo che serve in un momento come questo per andare avanti e rilanciarci. Iniziamo questa esperienza, per noi si apre una nuova strada che sicuramente con Matteo Salvini sarà anche nell'ottica della difesa dei giovani, i giovani che devono comunque pensare anche al loro futuro, quindi una Lega che guarda i giovani, una Lega che pensa al futuro del Nord, ma anche al futuro dei giovani che poi devono essere il punto principale per ripartire.